verrà il mio collega dalla Sardegna che lui si occupa solo di patologia dell'articolazione. Quello che si può fare ad oggi è solo un palliativo. Per chi ha problemi articolari, a oggi non c'è una soluzione se non il bite, mettere il paradentino in notturno e risolvere la patologia, la sintomatologia, ma non la patologia, perché è una patologia degenerativa che avanza, ma non può andare indietro. Cioè, tutto quello che tu perdi a livello di articolazioni, non avrai mai le articolazioni giovani. Tutti gli interventi che vengono fatti alla fine sono demolitivi. Non sono interventi, tu prova a farti operare di ginocchio, non torni Ah no, normale, sicuramente. okay. Rimani comunque un paziente Leso. 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 Okay. Stessa cosa per l'articolazione della mandibola. L'unico è usare dei bite che mettono l'articolazione, sono dei morsi che uno mette e rialza l'occlusione e mette l'articolazione a riposo e passa al dolore. Però scrosci, rumori, trick, trick, track, quelli sono segno di deterioramento della superficie che da liscia, bella, unta e bella che scivola, iniziano a esserci dei precipitati che intaccano la superficie, inizia a diventare rugosa e fa crack, crack, Come le cartilagini che si crack. Bravo, che consumano. si usura. Poi, più si usura la cartilagine, si può anche perforare e iniziano a grattare le basi ossee. Che poi non sono ossee, ma c'hanno anche quello un rivestimento di cartilagine. Poi, stadio più avanzato, si consuma la cartilagine e osso contro osso e rimani bloccato. Ho chiuso. Cosa non devi usare? Chewing gum, vietato. No, non Mai usato. devi ricostruire i denti bassi, li devi costruire più lunghi. Okay. In più, se puoi mettere un bite notturno, fai rotare ancora di più l'articolazione. Quando l'articolazione è rotta, hai l'effetto che il disco articolare va in posizione di riposo. Quando va in posizione di riposo non tira i fasci fibrosi che si attaccano poi al cranio. Dentro a questi fasci nervosi, a questi fasci elastici ci sono dei fasci nervosi anche posteriori che sono quelli che scatenano il dolore. Se io metto il disco a riposo, non vanno a pigiare su questi fasci e passa il dolore. Quella è la terapia, ma è risolutiva? No, è un cerotto, è un palliativo. Però, dottore, il riposo qual è? Il riposo è la bocca leggermente aperta, anche mezzo centimetro, così, no? La bocca fa due movimenti, prima ruota e poi trasla in avanti. Noi andiamo a ruotare, non andiamo mai in traslazione. Facciamo ruotare. C'è una prima, vediamo se lo trovo, asse cerniera della bocca. È una. Hai presente i serpenti? I serpenti aprono, ma poi la bocca si deforma. Così è la nostra mascella. È una mascella che fa due tipi di movimenti. Asse cerniera. Eccola qua. Prima la mandibola rotta, ed è questo il movimento che fa, rotatorio. Dopodiché aumenta, come vedi, il raggio perché va in traslazione la mandibola. Vediamo se c'è un'altra foto che te lo fa vedere. Immagini un po' piccole queste. Ecco, non fa un movimento ideale come questo azzurro. Ma in realtà è composto di due movimenti, prima il rotatorio e il Quindi secondo è quello corretto traslatorio. sarebbe l'azzurro. No, da 1 al punto 2. Lì Il il corretto. bite deve andare, deve lavorare entro questa prima rotazione. Quando poi il bite lavora sulla seconda, lì non crei un problema, stai perdendo il disco. Nella fase di rotazione non c'è ancora stiramento dei tessuti. Quando invece vai nella seconda fase di rotazione, i tessuti iniziano a essere stirati. Poi dopo una notte che stai con un bite così ti svegli che sei tutto dolore. Comunque, questo per dirvi, il Però quello problema anche. articolari ce l'hanno un sacco di pazienti che curiamo, tantissimi. Infatti noi andiamo sempre a fare dei denti che sono più alti, più lunghi. Perché quando uno perde i denti fa Tende a così, chiudere, quando chiaro. tende a chiudere, collassa il terzo inferiore della bocca e si sviluppa anche il problema articolare.
Allora noi dobbiamo rimettere non solo gli impianti, ma ricostruire anche i denti più lunghi, non possiamo fare i dentoni, dobbiamo ricostruire la gengiva. Simuliamo il tessuto perso. Se no dovremo fare dei dentini piccolini, così. Andiamo a vedere.